Un punto ideale tra l'arte delle opere di pittura, scultura e fotografia esposte è quella dei manufatti tipici stefanesi attraverso la figura del Moro, soggetto storico che ricorre spesso nella produzione artistica tradizionale siciliana e in quella della città delle ceramiche. Questo è il leitmotiv della Biennale d'Arte Contemporanea Nazionale ed Internazionale intitolata I Mori, inaugurata venerdì 4 giugno al Museo della Ceramica di Palazzo Trabia. La cultura non si è mai fermata, gli artisti, gli artigiani, le donne e gli uomini che vivono di cultura hanno continuato a lavorare in condizioni disastrose che sono le condizioni della pandemia. Oggi qui a Santo Stefano di Camastra inauguriamo una mostra importante, I Mori, che ci richiama ad antiche tradizioni, ma anche ad antiche tradizioni di ceramica e ad antiche leggende, le teste di Moro con... potrei dire la narrazione che è stata costruita attorno a questo mito. La mostra, organizzata nell'ambito della Galleria Paveri Fontana dall'editore Calogero Cordaro con la collaborazione di Tamara Gallo, è stata curata dall'esperta Beatrice Cordaro e si è avvalsa del prezioso contributo di Filippo Fratantoni, responsabile di Palazzo Trabia. La collettiva anticipazione del cartellone estivo stefanese resterà aperta fino al prossimo 4 luglio. Ho scelto questo palazzo perché mi sono innamorata di Palazzo Trabia, è una sede storica di Santo Stefano, una sede veramente bella. Ho trovato gente di una disponibilità squisita, sia come popolazione che soprattutto come amministrazione. Il sindaco Francesco Re mi ha aperto le porte. La Biennale è l'occasione che darà l'input all'intera stagione estiva. Stiamo lavorando insieme alla squadra di governo per ripartire con gli eventi che avevamo lasciato qualche anno fa. C'è già una bozza di calendario, anzi direi che è quasi completa, manca soltanto ancora qualche giorno da riempire con degli eventi importanti. Sicuramente sapremo essere all'altezza della situazione.